si muore tutti. È solo la vita. Ho visto quello che c'è di tutto. Buongiorno, Leon abita qui? Non c'è! Non lo vediamo da giorni! Lasciaci in pace! L'hanno arrestato di nuovo. Non che io sappia. Un sacco di gente vorrebbe mozzargli le mani. È un dannato ladrone. Ho bisogno di lui. È andato al mulino ieri. E non lo vedo da allora. Fagli il mio nome. La signora Margot. Grazie. Ti prego. Digli di tornare. C'è un intruso nei tunnel. Leon.
roba mia! Ehi! Che fate? Vi scannate per questa roba? Troviamo la porta e nuoteremo nell'oro! Al lavoro! Capitano Rosa l'ha beccato. Leon, pare abbia ucciso due dei nostri. Resterò alle tue minacce. Se avessi scelta. Giusto, allora resterò qui e basta. Smettiatela di blaterare e torna al lavoro. Immaginavo. Corri finché puoi farlo. Muoino. Prova! Non puoi seminarmi! Nessuna pietà! Ti mostrerò l'uscita con la spada! Hai visto un nobile Leon? Li ha mai sentiti parlare? Discendono da Dio i nobili. Un arco d'oro esce dalle loro sacre pudenda quando si servono del vaso da notte. E poi Leon? Fontane di rubini sprizzano dai loro colli, innaffiando l'intera Francia. Ora, persino un uomo nato nel cuore dell'inferno può salire fino alla vetta dell'Olimpo. Liberami, bastardo! È questo che vuoi? Elevarti? La vedo in te. L'ambizione. Mi somigli. Rose. Comandante Bonaparte? Facciamo dei progressi? Solo questo. Trovami la porta che si apre con questa chiave. E io ti ricompenserò come neppure riesci a immaginare. Che cosa c'è dietro la porta? Questo è il nostro piccolo ladro? Io sarei piccolo, ma se sono alto Taci. Come voi... Devi imparare un po' di diplomazia. Rosa, accompagni tu il ragazzo all'uscita? Ma certo, comandante. Uccidetelo. Cosa? No! Lasciatemi andare!
Fallo tu. Ma è un bambino. Anch'io ho dei figli. Il fantasma del re. E addio all'effetto sorpresa. Ti passerò da parte a parte. Indietro, mostro! Ma quale mostro? Mi manda la signora Margot. La signora Margot? Vuoi solo confondermi? Un intruso! Fermati lì! Affronta il fato! Ancora confuso? Presto, nascondiamoci! Stai calmo. Cerco un manoscritto. È stato rubato da una tomba sotto a Saint-Denis. Ce l'ho io! È al sicuro. Lo prenderemo dopo. Come diavolo hai fatto? Non ho mai visto un guerriero migliore. Ora non esageriamo. Dove hai imparato? A Parigi. Ehi! Io mi alleno dietro casa. Ma non ho nessuno che mi insegni. Quelli che lottano per la libertà stanno a Parigi, come te. Dimmi di tua madre. La signora Margot non è mia madre. Mia madre è una morisco. È dovuta tornare in Spagna e mi ha lasciato in un orfanotrofio. I miei torneranno quando la Francia sarà sicura. È qui, vieni. Bene, ora ci serviranno delle armi. Lascia fare i professionisti. Dove l'hai presa? L'ho rubata a due ladri ieri. L'ho nascosta qui. Gran bell'arma. Sì, lo so. So quello che faccio. E cioè? Salvo la Francia. E ora che sei qui, sarà molto più facile. Senti. Cosa? Prima troviamo quel manoscritto. Dobbiamo proteggerlo dai nemici della Francia. Oh, va bene. Ma dobbiamo salire in alto. Ora non montarti la testa. Piantala di blaterare e torna. Ma cosa c'è? Hai qualcos'altro da dire? No, il segreto del sei un po' di ruota. Abbia un piano. Hai sentito che c'è Pasma? Vai tu a dirle, capitano. Hai perso le onde. Non male. Sei più bravo di quanto si dice. In giro nessuno dice la verità.
Verticale. Credo. Nessun pezzo grosso si è interessato a noi. In giro si dice che il marchese De Sade stia facendo strane domande. Mai fidarsi delle voci. È in disgrazia. È in prigione. Perché un uomo come Rose per cercare il tempio? Non ti importa dei nostri scopi. Se fossi in voi non mi piegherei che davanti a... Che cosa cerca? Un ratto. Cibo, ovviamente. Ah. Punti sulla loro avidità. Ma hai sbagliato i conti. Siete tutti morti. Conosco gli esseri umani. Cosa temono? Cosa bramano? Rose malvagio? Senz'altro. Ma io, Napoleone, posso controllarlo e usarlo per il bene della Francia. Le masse rinunceranno volentieri alla libertà se vivranno nella speranza di arrivare in alto. E col manufatto nel tempio, io darò loro quella speranza. Mentre noi avremo la gloria. Bisogna fermarlo, se vogliamo salvare la Francia. Non faresti che ritardare l'inevitabile. Che cosa ti prende? Così ti farai uccidere per niente, amico mio. Se tu non agirai, lo farò io.